io, come ha detto bene lei, di mercato non parlo, mi piace parlare della partita che abbiamo fatto, di quella che andremo a fare, spero che rimanga tutto qui, è sempre detto, per cui non lo so quello che succederà. Non è questione di essere aziendalista quando si parla, andiamo su certe cifre, no? Qua si parla di se va via è perché c'è una convenienza economica importante e credo che in ogni caso, insomma, cambiamo discorso, perché detto che non parlo di mercato, stiamo Su andando. questo argomento, gli elementi Io di non ci scrittura, penso, guarda, non ci pensi. io spero che rimaniamo così, per chiudere il discorso. No, ma mi sembra che noi in organico ne abbiamo tanti, domenica, sabato, cioè, si sono fatti trovare pronto il frascatore e Bocchetti, abbiamo magari Bocchetti si è adattato addirittura perché magari Mancino, il centrale, Mancino a destra fa un po' più fatica ad adattarsi rispetto a un destro a sinistra, ecco, così come nel ruolo di terzino. Il terzino col piede destro si adatta meglio a giocare anche a sinistra, viceversa è più complicato, ecco. Però insomma, si è adattato bene, però abbiamo anche Zubaric, abbiamo Ćosić, Frascatore è entrato subito in partita, noi chiaramente dobbiamo capire che nell'arco di un anno certi imprevisti possono capitare. Sono capitati due episodi strani, nel senso che Schiava ha preso un pugno, Rossi è scivolato sul cemento perché è finita l'erba, è arrivato a prendere cemento ed è scivolato con i tacchetti d'alluminio e ha fatto un movimento strano, quindi sono casistiche proprio difficili da concretizzarsi, purtroppo è accaduto. Dobbiamo essere preparati a questi imprevisti. Mi si è rivelato la partita di sabato, c'è qualcosa che non le è piaciuto su cui si I primi deve 20 minuti del secondo tempo. Perché hai visto Perché che abbiamo non ha sbagliato troppi passaggi dal punto di vista tecnico, troppi appoggi facili e sbagliati. Ecco. Significa che inconsciamente abbiamo un po' abbassato l'intensità. No, diciamo che c'è rivalità sportiva fra Trapani e Marsala, in questo momento difficile perché Marsala è dilettante, mentre il Trapani, diciamo così, è il fiore all'occhiello dal punto di vista sportivo della provincia, per cui hanno avuto le capacità di costruire qualcosa di importante con giudizio, con equilibrio, senza fare mai spese folli, e questo modo di fare ha fatto sì che sono riusciti a raggiungere obiettivi importanti perché hanno perso con Lanciano i playoff e l'anno dopo sono ripartiti senza smantellare, hanno cercato di rafforzare mantenendo la guida tecnica. Questo è un segno di maturità e la programmazione porta il risultato. Quindi è un avversario ostico anche. Quest'anno si sono mossi bene sul mercato in maniera razionale per cercare di fare anche un bel campionato e secondo me ha tutte le carte in regola questa squadra di essere una delle sorprese del campionato. È una partita difficile perché speravo di incontrarla più avanti, è la partita difficile in quanto è la prima nella storia del Trapani in B, sarà il campo strapieno, c'è entusiasmo perché hanno fatto una grande impresa vincendo a Padova, per cui sarà per noi una grandissima prova di maturità, ecco, in questo senso. Lo scaglio lo conosce in sé. Diciamo che ci ho parlato qualche volta, però non bene da allenatore, è chiaro che ho visto diverse partite. Cosa ne pensa del suo lancio? E se uno, io ho rispetto per tutti i colleghi, maggior ragione chi guadagna le categorie sul campo. Questa è una scalata un po' da sua in sé, quando è iniziato Per questo ho detto così. Qualche aneddoto invece per Marsala, Trapani, non lo so, magari in gioventù, No, c'è magari ti stato ricordi simpatico. qualche partita, è chiaro che qualche derby l'ho fatto col Siracusa, io giocavo nel Siracusa contro il Trapani, con l'Agres, diverse volte è capitato di fare qualche partita, è chiaro che ero trattato con le molle perché, ripeto, c'è un po' di rivalità sportiva, però negli ultimi anni credo che anche per loro avere diciamo,
cittadino della provincia che allena in A, per loro è stato anche un motivo d'orgoglio, tant'è che mi hanno premiato qualche volta in provincia. Quando vado a Trapani la gente si ferma per le foto, gli autografi, questo mi fa piacere perché hanno apprezzato quello, diciamo, che io ho fatto in passato. No, hanno fatto una buona partita, si sono raccolti bene, hanno fatto ottime ripartenze sfruttando le capacità di attaccare gli spazi della punta Mancoso, e quindi molto organizzati, ecco, hanno fatto una buona gara, hanno rischiato qualcosa, però hanno creato molte opportunità e credo che abbiano vinto meritatamente. In B partite facili non esistono, in Modena è una buona squadra, insomma, non è che chi va a Modena va a passeggiare, avrà difficoltà chiunque, ha avuto difficoltà il Palermo, poi siamo all'inizio, è chiaro che ancora ci sono tante cose che si devono migliorare, sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista atletico, dal punto di vista tattico, è chiaro che siamo ancora in una fase iniziale e mi sembra logico che le cose non possono girare al massimo in tutte le squadre. Ma io vivo alla giornata e quindi spero che lo faccia anche lui, quindi di non pensare di aver risolto il problema, perché guadagnarsi qualcosa è difficile, mantenerlo è ancora più difficile, quindi vivere la giornata in questa maniera, con la stessa umiltà nel lavoro, e come ha fatto finora, perché pur sapendo che era a rischio cessione ha dato sempre tutto e si sta meritando quello che sta facendo. Però non, se si molla dal punto di vista mentale, a livello inconscio, se uno pensa di aver risolto i problemi, parlo in generale, non solo di Maniero, si prendono schiaffi, quindi è meglio rimanere sempre concentrati sul lavoro e così si ottengono i risultati.